Ma il problema dell'accesso al credito, o meglio la facilitazione dell'accesso al credito, è il problema delle imprese. Se noi pensiamo che nel 2013 ci sarà la ripresa, almeno come dice Monti, questa ripresa riguarderà il nostro territorio solo a partire dal 2014. Allora la domanda è: le imprese, il tessuto sano ed economico di questa provincia, riusciranno a stare in piedi fino a quella data? Allora, da questa domanda scaturisce anche l'impegno della Camera di Commercio nel concreto. Mettere un milione non significa risolvere il problema, questo milione fa parte di un meccanismo. Il meccanismo è invitare solo i Cofidi 107, i Cofidi 107 sono i Cofidi verso cui le banche sono maggiormente disposte a dare impieghi, perché sono Cofidi autorizzati dalla Banca d'Italia, ma soprattutto quando la banca finanzia una delibera di un Cofidi 107 accantona meno patrimonio, e questa roba rispetto a Basilea 3 gli permette di dare più soldi. Per cui abbiamo scelto questo strumento. Se pensate che in Italia esistono solo 50 Cofidi 107, capite il valore di questo strumento. Mettere un milione significa che noi andiamo a dare i soldi ai Cofidi solo quando l'impresa ci porta la delibera bancaria, e noi paghiamo l'impresa che a sua volta dà questo costo di garanzia al Cofidi. Ma il moltiplicatore dei soldi che possono entrare in questa provincia, noi calcoliamo che con impieghi medi da 100 a 140 mila euro andranno a beneficiare intorno a 300-400 imprese, quindi stiamo parlando dai 40 a 50 milioni. Quindi questa è la verità in termini economici. È chiaro che se lo strumento funziona, e per farlo funzionare ci deve essere i Cofidi che devono essere bravi nell'istruttore delle pratiche, ma soprattutto il sistema bancario che accetta senza alibi questo strumento, perché guardate, il Cofidi 107 garantisce fino all'80% l'indebitamento bancario, quindi alibi per questa gente non ce n'è più, non è più il rischio impresa, non ce ne sarà più il rischio impresa, devono solo pensare che se vogliono stare sul territorio devono contribuire a mantenere la situazione economica di questo territorio, anche perché un dato eclatante è quello che vi dico: in questa provincia c'è una raccolta di circa 7 miliardi e 7 di euro, però le banche ne impiegano 4 miliardi e 8. Per cui solo il 40% dei soldi che vengono raccolti vengono impiegati in questo territorio. Se pensiamo che il rapporto in Campania è 1 a 1, cioè 1 euro di raccolto, 1 euro di impiego, capiamo che insomma non possiamo più permettere, o non possiamo dare più alibi alle banche di raccogliere in questa provincia e non investire. Questo è uno strumento tecnico che funziona, sta funzionando molto bene in altre realtà, penso a Milano e penso a Cuneo, dove hanno applicato lo stesso tipo di banca. Mi auguro e spero che tutti quanti facciamo con senso di responsabilità il nostro dovere, perché abbiamo l'obbligo di proiettare e mantenere questa provincia fino al 2014, dove speriamo, e tutti quanti lo auspichiamo, anche qui riconosceremo e conosceremo un momento di sviluppo e di nuova occupazione. Beh, 1 milione di euro a disposizione delle imprese per l'accesso al credito, un'iniziativa della Camera di Commercio di Avellino che noi come Eurofidi, uno dei più grandi confidi in Italia, abbiamo colto subito come grande occasione per aiutare le imprese irpine, in particolare le imprese della provincia di Avellino. Riteniamo questa iniziativa della Camera di Commercio non solo utile, ma fondamentale per sostenere le piccole e medie imprese, anche le microimprese, e questa è la nostra attività in un momento così difficile dell'economia che, è vero, prevede un rilancio nel 2013, ma ha ancora bisogno di forte sostegno. La nostra presenza qua è una presenza che sta a significare l'interesse che abbiamo sul territorio. Eurofidi opera ormai da più di un anno sulla Campania, ha già operatività proprio in provincia di Avellino, e quindi questa iniziativa è per noi motivo di stimolo per essere ancora più vicino alle imprese. Sarà importante da questo punto di vista la sinergia che avremo col sistema bancario. Le banche giocano in questa fase un ruolo fondamentale. È chiaro che il sostegno dei Confidi come Eurofidi, perché ovviamente ve ne sono altri ed è importante che ve ne siano, è un sostegno che noi riteniamo fondamentale per risolvere la problematica di accesso al credito e di mantenimento del credito, che è uno dei temi fondamentali in questa fase economica.